Continuano le polemiche nei confronti dell'ex stella del Grande Fratello. Avrebbe chiesto dei regali di lusso ai fan. Lo scandalo social. Uno dei programmi più attesi dal pubblico di Canale 5 è sicuramente Il Grande Fratello, e sono queste settimane di grande lavoro per Alfonso Signorini e la produzione. Come sempre, l'obiettivo è creare un cast di livello in grado di tenere tutti i telespettatori incollati allo schermo. Fare meglio dell'ultima stagione sarà quasi impossibile visto il grande seguito di pubblico. Eppure provare non costa assolutamente niente. Signorini del resto è abituato a lavorare sotto pressione. Nel corso dell'ultima stagione, infatti, Pier Silvio Berlusconi non solo aveva chiesto di aumentare la qualità, ma anche di evitare le volgarità di troppo. Così, seguendo il diktat dell'amministratore delegato di Mediaset, il presentatore ha creato un cast di livello in grado di intrattenere il pubblico con dinamiche interessanti e coinvolgenti storie d'amore. Ora il focus si è spostato su un ex protagonista che ha chiesto ai fan dei regali di lusso. GF, polemiche per l'ex stella. Avrebbe chiesto regali di lusso ai suoi followers. Negli ultimi tempi la figura degli influencer è sotto esame più che mai e Oriana Marzoli è finita nel mirino delle polemiche riguardanti i regali di lusso ricevuti dai suoi fan. Questo caso ha riacceso il dibattito sui VIP scrocconi, specialmente dopo i recenti scandali e la crescente critica nei confronti dei social media e delle celebrità. La nota influencer si trova al centro di una controversia che solleva interrogativi sul suo comportamento verso i sostenitori. Dopo il recente scandalo riguardante i regali di lusso, la situazione si è complicata ulteriormente. Le critiche sono aumentate in seguito al dibattito pubblico che ha visto Selvaggia Lucarelli denunciare i comportamenti dei cosiddetti influencer, scrocconi, che approfitterebbero delle loro posizioni per ottenere vantaggi non meritati. Oriana sfrutta la sua visibilità per ottenere vantaggi, tra cui soggiorni gratuiti e altri benefit. Tuttavia sembra che Marzoli abbia superato questo limite. Recentemente, infatti, sono emersi casi in cui la venezuelana avrebbe chiesto indirettamente regali costosi ai suoi fan. La sua strategia apparente consiste nel lamentarsi pubblicamente della difficoltà nel trovare determinati oggetti, come stivali di marca o attrezzature fotografiche costose, sui suoi canali social. Anche se i fan sono liberi di fare ciò che ritengono opportuno con i propri soldi, il comportamento di Marzoli ha sollevato numerose critiche. Alcuni utenti sostengono che la sua strategia possa essere considerata una forma di sfruttamento dei sostenitori, con l'accusa di approfittare della loro generosità. La parola adesso passa alla Marzoli, chiamata a rispondere alle dure critiche.